Giovedì 31 marzo 2011, via Farini di fronte al Tribunale Fallimentare di Bologna. Bellissimo palazzo storico rinascimentale, traffico, a momenti intenso, a momenti scarso, molte biciclette. E lo striscione della Berlina, meglio falliti che in mano ai banditi. Nicoli, faccia una dichiarazione. Franco, ci siamo! Dai! Ah, che dolore! Perché cosa lo stiamo tenendo in mano, lo striscione, Francesco? Ah, perché i carabinieri ci hanno detto di non figgerlo, perché altrimenti scatta la denuncia. Ah. In effetti c'è il divieto di fissioni. Poi soprattutto perché l'hanno restaurato di fresco, allora ci tengono. Insomma, in effetti il palazzo è piuttosto bello. Vediamo se questa bandiera italiana oggi sventola per qualcosa di giusto. Ma noi siamo fiduciosi di quello che succederà oggi. Il retro dello striscione, pochi sorrisi. Però ci siamo arrivati, almeno qua oggi, con tutta la fabbrica piena di macchinari. Almeno qua ci siamo arrivati. Ciao! Via Farini, presidio! Ecco Fal! Bravo! Gora Fal! Vieni davanti al pistone, fa, dai! Speriamo che la giustizia faccia a me! La votiamo solo per noi, votiamo per tutti qua! Votiamo per tutti! E viva l'Italia! 200 famiglie! 200 famiglie a casa! E qua davanti, Italia! Ecco la Simona, Rocco! Vai Rocco che siamo qua! Ciao, Arduino, Alessandro, Cosmo, Vincenzo. Buongiorno. Oh, eccoli qua. Che bello. Noi siamo della Verlicchi, Verlicchi Nino e Figli. Siamo stati su. Noi oggi abbiamo richiesto istanza di fallimento e oggi abbiamo la prima udienza del vieni cari, vieni! Non voglio farmi arrotare? Sì, ma la rotta lì! Ma paghiamo i danni! No, c'è anche la Maria Paola. Già passata. Poi ecco arrivato il pullman. Perché abbiamo dovuto aspettare anche il ritardo. Beh, insomma è abbastanza pieno comunque. Portata anche le bandiere. Mai prendersi le cose seriamente, no? Giovani, dobbiamo aspettare. Ale. Pallo? L'autobus del comune di Zola Predosa, grande. Monello. Oh, di qua.
arrivo il presidio. Ciao, ciao, ciao. È arrivata la terza elementare, ragazzi. 10 meno 10. Giovedì 31 marzo 2011. Ecco i ragazzi della Verlicchi che stanno facendo un gran casino. Tolgo perché io sai sono sempre... Lui ci ha confermato quelle che erano BMW, le nostre... BMW, giusto? BMW, ci ha confermato quelle che erano le nostre convinzioni e che quindi hanno urgente bisogno della ricambistica in questo momento. Che noi gli possiamo fare quando vogliono. Esattamente, per cui... E per come stanno le cose arriverà qualche proposta da noi oppure saranno costretti a venire a prendere le attrezzature e procedere da qualche altro fornitore o all'interno loro, perché comunque la situazione è molto critica dal loro punto di vista. Grande, è quello che volevamo. Bene. Purtroppo, ma noi siamo disponibili. Noi quando ci danno il via noi cominciamo a produrre come dei razzi. Siamo pronti. Ci vuole uno sciopero vero. Posso fare una domanda, Andrea? Sì. Andrea, com'è stato il supporto del comune di Isola Predosa al nostro presidio? Io spero buono, nel senso che l'amministrazione ci ha provato, il sindaco lo sapete, ci prova sempre. L'intenzione c'era, spero che vi stiamo aiutando, ecco. Abbiamo ricevuto una notizia stamattina da BMW, sì, che si dimostra molto preoccupata per i ricambi e in una situazione gravissima perché gli mancano i pezzi e i componenti. Ti sembra utile come informazione? Beh, sì, nel senso che mi sembra che dia il giusto peso alla Verlicchi come realtà, voi come lavoratori, al lavoro che stavate svolgendo, per cui quella è tutta roba da mettere sul piatto. Speriamo che qualcuno se ne renda conto e intervenga. Grazie.